Oggi vediamo la seconda parte della recensione dedicata alle matite pastello Carandache e le mettiamo a confronto con le altre marche di livello professionale. Ciao a tutti e benvenuti nel mio studio. Nella prima parte della recensione delle Carandache Pastel Pencils abbiamo visto la qualità di costruzione delle matite e della loro confezione. Se non avete visto la prima parte, trovate il link in alto a destra e nella descrizione di questo video. Ma prima di iniziare, fatemi ringraziare lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video. Il set di matite mi è stato gentilmente offerto da Mom Arte. Mom Arte è un online store creato da artisti per artisti. È una giovane realtà nata nel 2015 da tre appassionati d'arte per fornire sia ad artisti professionisti che ad amatori tutto il necessario per creare opere d'arte con materiali d'alta qualità. Ma non è solo un negozio online, a vostra disposizione ci sono anche la pagina Facebook ed Instagram dove trovate interviste di artisti emergenti e articoli su tecniche pittoriche e recensioni di materiali d'arte. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video. Il primo test che voglio effettuare è verificare la solubilità dei pigmenti utilizzati in queste matite con tre diversi liquidi, acqua, alcol e i solventi per colori ad olio. Questo perché, diluendo i colori e usando i pennelli o altri strumenti idonei, possiamo creare effetti interessanti nei nostri disegni. La carta che utilizzo per questo test e anche per quelli successivi è la UART a grana 500, di cui trovate anche la recensione cliccando il link che trovate sempre nella descrizione. Iniziamo col primo liquido, l'acqua. Il colore si dissolve, ma si possono notare le evidenti tracce lasciate dal pennello, cosa che non è indicata se vogliamo effetti più morbidi e delicati. Passiamo allora all'alcol e vediamo se c'è qualche differenza rispetto all'utilizzo dell'acqua. I colori sembrano dissolversi meglio nell'alcol e le tracce del pennello sono molto meno evidenti e non rimangono quei piccoli grumi di pigmento che possono essere indesiderati a meno che non state cercando quell'effetto. Il risultato, a mio avviso, è decisamente superiore rispetto a quello ottenuto usando l'acqua. Ora vediamo i solventi per colori ad olio. Il risultato è molto vicino a quello dell'acqua, si vedono tracce evidenti del pennello e sembra ancora che si formino questi grumi di pigmento non disciolti, un risultato nettamente inferiore a quello dell'alcol. Vediamo i risultati un pochino più da vicino e possiamo notare le evidenti differenze tra i tre liquidi. I solventi, anche se vicini all'acqua, lasciano a mio avviso più grumi di pigmento, rendendo il risultato meno morbido e uniforme, anche se nell'acqua possiamo vedere più evidenti le tracce lasciate dal pennello. Il risultato migliore sembra che sia quello ottenuto dall'alcol, colore sfumato più uniformemente, meno tracce del pennello e meno grumi di pigmento. Quindi dobbiamo usare solo l'alcol? Dipende dall'effetto che vogliamo ottenere. Se cerchiamo la gradazione e la sfumatura morbida, allora l'alcol è ciò che fa per noi, ma se cerchiamo effetti particolari non escluderei l'utilizzo dell'acqua e dei solventi. Così come la scelta di tutto il materiale che utilizziamo normalmente, come ad esempio la carta, la domanda che dobbiamo porci è sempre: quale tipo di disegno e effetto voglio ottenere? E scegliere quindi il materiale di conseguenza. Passiamo ora a mettere a confronto le Carandache Pastel Pencils con le altre marche più conosciute e usate a livello professionale. Ho qui delle confezioni di Derwent Pastel Pencils, le Faber-Castell Pitt Pastel Pencils e le Stabilo Carbotello. Sul foglio ho tracciato 4 colonne, una per ogni marca, e i numeri che vedete scritti sono la disponibilità di colori per ogni singolo brand e il prezzo medio della matita singola. Le Carandache hanno ben 76 colori, le Stabilo Carbotello 60, così come le Faber-Castell Pitt, mentre le Derwent ne hanno 72. Le matite svizzere quindi sono quelle che offrono una varietà maggiore di colori.
Ma il numero di colori non è la sola cifra più alta delle Carandage. Il prezzo della matita singola è di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, con ben 3,10 euro. Le altre marche invece hanno un prezzo molto simile, intorno a 1,75 euro, con una differenza di 5 o 10 centesimi. Ma questa differenza di prezzo tra le Carandage e le concorrenti è giustificata? Partiamo quindi a testare le matite svizzere. Stendiamo un po' di colore per vedere e sentire la sensazione che ci trasmettono nel loro utilizzo. Decisamente sono matite morbide, molto morbide. La UART 500 è una carta molto ruvida e queste matite lasciano parecchia polvere di pigmento in eccesso, ma questo è abbastanza normale. Ora passo alle Carbottello, matite che conosco molto bene. Tra le due, queste mi sembrano un po' più dure delle Carandage. Anche qui vediamo la polvere in eccesso e, come ho detto, sembrerebbe che questo fatto è legato più alla ruvidezza della carta piuttosto che alla morbidezza delle matite in sé. Le Carandage hanno decisamente una sensazione di stesura più cremosa, quasi cerosa, pur non avendo cera al suo interno. E forse lo si sente anche dalla differenza di rumore che fanno durante l'utilizzo. Passiamo alle Pitt Faber-Castell. Sicuramente più dura delle Carandage, forse anche un po' delle Stabilo. Lo sono, ma la differenza sembra essere davvero poca. Magari dipende anche dal colore che state utilizzando. Non so se ci avete mai fatto caso, ma nello stesso set di matite capita che alcuni colori abbiano una consistenza più dura o più morbida rispetto agli altri. Ora le Derwent. E la sensazione è simile alle Stabilo, molto simile. Quindi queste tre marche, ovvero quelle che hanno un prezzo di vendita molto vicino, trasmettono sensazioni molto vicine tra loro nell'utilizzo. Le Carandage invece si distinguono per la loro cremosità e morbidezza. Ora voglio ripetere l'operazione fatta con un altro colore, perché come dicevo, a volte ci sono differenze tra un colore e l'altro nello stesso set di matite. Ovviamente qui non posso testare tutti i colori, ma per curiosità ripeto il test, quello con un colore diverso. Anche con questa matita il risultato non cambia, le sensazioni che danno sono le stesse. Ma ora vedremo, sfumando i colori con dei bastoncini di cotton fioc, quanto siano effettivamente più o meno morbidi i colori di queste matite e quanto si sfumino. Il cotton fioc non è stata la scelta migliore per il test, come vedrete nel video. Su questa carta si sfaldano velocemente. Sconsiglio quindi di utilizzarli quando si usano carte ruvide come questa, molto meglio utilizzare gli sfumini di carta. Prime le Carandage. E si può vedere come la morbidezza delle matite sia evidente dalla quantità di colore che viene sfumata dal bastoncino. Ora le Stabilo Carbottello, che dimostrano di essere, così come la sensazione che davano nell'utilizzo, dimostra di essere un po' più dure delle Carandage. Le Pitt Faber-Castell risultano essere simili alle Carbottello, forse un poco più dure. E infine le Derwent, che invece sembrano sfumarsi meglio rispetto alle Carbottello e le Pitt, quindi sembrano essere più morbide. Mi sembra però di notare una differenza tra il rosso e il blu. Anche se il cotton fioc si sfalda facilmente, sembra che il rosso si sfumi meglio rispetto alla matita blu. Provate anche voi a testare le matite che utilizzate e fatemi sapere nei commenti se trovate delle differenze tra i diversi colori del set a vostra disposizione. Quindi, se dobbiamo dare una classificazione, possiamo dire che le Carandage siano morbide, le Carbottello medio dure, come le Pitt, e le Derwent medio morbide. Essere più morbidi o essere più dure è un difetto o un pregio? Nessuno dei due.
Come dicevo durante il primo test effettuato con i diversi liquidi, una diversa morbidezza è utile per disegni ed effetti differenti. Ad esempio, se devo disegnare una pelliccia di un animale in gran dettaglio, ho bisogno di matite più dure, che reggano meglio la punta fine. Se invece voglio transizione di colori più omogenea, una matita morbida svolgerà meglio la funzione, sfumandosi molto meglio. Passiamo al prossimo test, l'opacità dei colori e la concentrazione dei pigmenti. Uno dei vantaggi di disegnare con i pastelli o le matite pastello è la loro opacità. E questo è quello che permette di lavorare stendendo colori chiari su quelli scuri molto facilmente rispetto invece alle matite classiche a base di cera o di olio. Ho steso quindi una base nera utilizzando un pastello morbido Coin Or Toison d'Or. Vediamo quindi i colori chiari delle diverse matite come si comportano su questa base nera. Cominciamo come sempre dalle Carandash. E l'opacità, devo dire, è decisamente alta. I colori si vedono chiaramente sopra la base nera. E devo dire che questo è un risultato davvero eccellente per Carandash. Un'ottima, ottima concentrazione di pigmenti. Ora Restabilo. Si può notare la differenza di opacità rispetto alle Carandash. Forse in camera si nota di meno, ma all'occhio nudo la differenza è marcata. Le Carandash hanno decisamente una concentrazione di pigmenti maggiore rispetto alle Carbotelle. Passiamo alle Pitt Faber-Castell. Il giallo, devo dire, è molto simile a quello delle Carbotelle come opacità, ma il bianco invece si avvicina molto a quello delle Carandash. Un'altra prova come le matite dello stesso set non siano uguali tra loro, probabilmente per la differenza di costo dei pigmenti come materia prima che sono stati utilizzati per fare le nostre matite. Infine le Derwent. Opacità del bianco superiore alle Stabilo, molto simile alle Pitt Faber-Castell. Anche il giallo lo è forse di poco superiore e sono molto vicine alle Faber-Castell Pitt. Guardando questo test, devo dire che le Carandash sono quelle che offrono un'opacità maggiore e concentrazione di pigmenti più elevata rispetto alla concorrenza. Se uniamo a questo la qualità eccessa di produzione, penso che forse siano le migliori matite sul mercato. Ma questa superiore qualità giustifica il loro elevato costo? Ricordo come le Carbotello, le Pitt e le Derwent siano nella stessa fascia di prezzo e offrono più o meno una qualità simile. Ma le Carandash costano ben 1,03€ in più a matita, quasi il doppio rispetto alla concorrenza. Ultimo test da effettuare è l'affilatura della matita. Il mio metodo preferito per affilare le matite pastello è l'utilizzo della lama. Richiede pratica e soprattutto richiede tanto tempo, ma mi evita le frequenti rotture della mina che capita con altri metodi, anche se si ottengono buoni risultati con i tempi della matita a manovella. Le matite che secondo me si affilano più facilmente con la lama sono state le Carandash e le Carbotelle. Ho trovato che hanno tutte queste matite usano legno di cedro, ma ho trovato che il legno utilizzato da queste due marche sia un po' più morbido e facile da tagliare rispetto alle Pitt e alle Derwent, con le quali ho dovuto usare una forza maggiore per tagliare. Questo crea minor controllo della lama e quindi maggiori rischi di rottura della mina. Tirando le conclusioni finali, vale la pena spendere tutti quei soldi per comprare le Carandash Pastel Pencils? Sono eccellenti, sono fra le migliori sul mercato, ma secondo me no. Non vedo una differenza così abissale da far passare il prezzo in secondo piano. Sono di qualità più elevata, certo, ma non così tanto da giustificare l'elevato costo, che arriva quasi a essere quasi il doppio rispetto alla concorrenza. Ma se per voi il prezzo non è un problema e avete soldi da spendere, vi consiglio vivamente. Anche se suggerisco sempre di avere set diversi di matite da integrare tra di loro per avere un maggior numero di colori a disposizione e per avere matite con caratteristiche diverse per creare effetti, disegnare soggetti e usare stili di disegno diversi.
Ed è tutto per questo video, spero di essere stato utile. Se vi è piaciuto vi prego di lasciare un like, lasciate un commento nella sezione qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti che verranno caricati in futuro.